Parco del Mulinello, Augusta, Sicilia. Siamo in una bellissima zona del verde. Una volta era qui, verde veniva coltivato dai contadini, dai massari. E questa, che vedete adesso inquadrata, è una masseria rimessa a nuovo con i fondi della Comunità Europea. Sottolineiamo questo fatto perché tutto è stato riportato a nuovo, ma c'è sempre il ma fondamentale. Non è come in altre circostanze abbiamo documentato il degrado, l'abbandono, lo sconcio, addirittura la mancanza di igiene, gli escrementi. Qui è tutto a posto, è tutto chiuso, evidentemente qualcuno ha le chiavi. Per fortuna ancora è un posto talmente remoto per coloro che amano rompere, e non indichiamo nemmeno la strada, per coloro che amano stare dentro questi manufatti, che appunto il degrado non c'è, non è arrivato ancora. Però adesso ci avviciniamo con la camera e ci rendiamo conto che le erbacce possono fare da padrone, possono scardinare quell'impiantito di legno che adesso vedremo, e poi si possono insinuare dappertutto se non avviene qualcuno, non viene qualcuno che protegge questi lavori, perché abbiamo speso i soldi pubblici, i soldi della Comunità Europea sono soldi nostri, ecco qua, non ci vuole niente in effetti a scardinare, non solo, ma il problema è questo. Perché sono costruite queste masserie, o meglio ricostruite, rimesse a posto? Perché evidentemente deve esserci uno scopo, quello di attirare i turisti, di fare un agroturismo se volete, di una zona che potrebbe essere addirittura un sentiero per l'ippica. Io sono stato nelle Alpi Bellunesi anni fa e ho visto che c'era un percorso simile a questo, dove la gente pagava per andare a cavallo, per fare un percorso a cavallo. E abbiamo... E noi queste possibilità in questo territorio non le sappiamo sfruttare, ma adesso vi diremo anche un'altra cosa: ci potrebbe essere la possibilità di coniugare il turismo con la cultura, quindi non solo agriturismo, ma turismo tout court, perché qui abbiamo, qui vicino, qui sotto, abbiamo catacombe in ottimo stato di conservazione, e quindi se potessimo avere i cartelli segnaletici, se potessimo avere una gestione ovviamente oculata per gestire questo patrimonio sia edilizio sia del verde pubblico, potremmo anche attirare le persone qui. Adesso, fra un po', in un altro momento, vi facciamo vedere le catacombe.